sono vicepresidente di una sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. L'articolo 27 della Costituzione italiana, tra le altre cose, vieta trattamenti contrari all'umanità. Quando un detenuto si ammazza, quando un detenuto decide di uscire fuori dal contesto dell'umanità, vuol dire che c'è un problema di mancanza di umanità. Noi dell'ANPI siamo molto affezionati alla Costituzione, perché per averla migliaia dei nostri genitori, dei nostri nonni, si sono fatti ammazzare, torturare per darci la Costituzione. Costituzione che definiscono in tanti la più bella del mondo, ma è anche la meno applicata. L'Italia ha una storia legata a una giustizia, un'idea di giustizia non repressiva, non violenta. C'è una persona che si chiamava Cesare Beccaria, che molti dei funzionari statali onorevoli, molti di quelli che sono laureati in giurisprudenza, dovrebbero conoscere. Cesare Beccaria, tra le altre cose, ci scriveva, l'ho già detto altre volte, l'ho detto anche in un'altra occasione: ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, assoluta necessità non vuol dire stare in quattro, in otto, in una cella che ne può ospitare due, è dell'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannia, non è democrazia. Preposizione che si può rendere in generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannia, è tirannia. Mettere un braccialetto elettronico a un ragazzo incensurato è tirannia, secondo me. Dare 2 anni di galera a una persona che legge un comunicato, oltre che a violare l'articolo 21 della Costituzione, è tirannia. Non è quella democrazia per cui sono morti i nostri partigiani. Dicevo un'altra cosa, e la verifichiamo anche qua: il giudice non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto. E questo lo verifichiamo tante volte, troppe volte. C'è una cosa su cui non sono d'accordo, diceva anche: la sapienza delle nazioni è quasi sempre frutto dell'infelicità del passato. Noi abbiamo avuto un regime fascista che ha dato tanta, tanta infelicità. Abbiamo avuto quel regime, ma dopo quel regime non sono cambiate tantissime le cose. Dopo quel regime non ha fatto sì che le ideologie portate avanti dal personale fascista fossero spazzate via. Invito tutti quanti a solidarizzare con le detenute quando rivendicano dei diritti costituzionali, perché così rendono omaggio anche a chi si è fatto ammazzare per la Costituzione. Grazie.